Salvatore Borriello, esponente della sinistra, oggi in politica la coerenza è merce rara, però Salvatore con la coerenza ci va a braccetto perché da sempre ha questi ideali che rispetta. Qual è la situazione in questo momento ai Senna a livello politico? Noi in questo momento stiamo riproponendo quello che è stata l'esperienza della lista Isegna Bene Comune. La sinistra, perché da quell'esperienza pensiamo che possa nascere altro, perché in questi anni abbiamo visto un attacco tremendo sia a livello nazionale che a livello locale alle condizioni di vita dei lavoratori, alla sanità, avete visto come sono intervenuti in modo massiccio per la privatizzazione e contro il veneziale. Avete visto come si sono mossi contro il Cardarelli e così gli ospedali piccoli in tutta la zona della provincia. A questo non è corrisposto un forte movimento. La sinistra ha dato questa spinta, questa lista qui, affinché nascessero i movimenti. E qualcosa è nato. E questi movimenti stanno ponendo con forza e con coerenza, come vedete, tutti i giorni, tutti quelli che stanno in questo movimento, stanno ponendo con forza l'alternativa, che è la difesa di quello che abbiamo sul territorio, delle conquiste fatte. Noi non vogliamo che Isegna sparisca, proprio. Noi non vogliamo che la salute dei cittadini non venga più presa in considerazione come diritto. E che si arricchiscono i privati. Ma con il Partito Democratico possibilità di dialogo c'è? E la verità, l'avete visto, il Partito Democratico punta a diventare il partito della nazione, questo a livello nazionale, ma qui sembra che l'abbia già fatto. Non c'è nel Partito Democratico qualcuno che si oppone alle politiche di austerità, della spending review. Non vediamo per esempio il Partito Democratico che si siano mossi per la difesa della provincia, di quello che è la spending review. Loro sono in quest'area qui, sono vincolati a questa mutazione genetica che c'è stata all'interno del Partito Democratico. Si è trasformato completamente un partito, lo dicono completamente loro, di destra o centrodestra. La saggezza di un militante della sinistra, ma Isernia, qual è la situazione oggi? Oggi la situazione a Isernia è tragica e frammentata all'estrema potenza. Non si capisce chi è il candidato della sinistra, non si capisce chi è il candidato del centro, non si capisce chi è il candidato della Lindy. È tutto frammentato. E Isernia in questo periodo sta attraversando un momento brutto, un momento estremo. Perfino per il corso andranno via tra qualche giorno tre negozi grandi che si trasferiranno in provincia. Quindi immaginate il corso che è già pieno di affittasi, vendersi, locasi e così via, che cosa succederà tra qualche giorno. Ma c'è una ricetta per risvegliare questo territorio? La ricetta le fanno le persone, le fanno gli uomini, e quindi bisogna trovare la persona adatta che riesca a trarre da questo pantano Isernia. Isernia ha perso tutto. Non c'è rimasto più niente. Una volta a Isernia venivano considerati posti buoni, quelli all'INPS o quelli alle poste. Oggi non funziona più nemmeno quello sfiatatoio per la vita sociale ed economica isernina che c'era una volta. Ma davanti a un quadro così frastagliato, così confuso, il rischio che le persone continuano a non andare a votare c'è? Certo che c'è, io pure sono tentato in tal senso, se non vedrò candidati all'altezza
di avere il mio voto, per quello che vale il mio voto, io ci andrò o meno. Perché bisogna avere fiducia in Celeste Carangi? Celeste Carangi è stato sempre un ragazzo coerente con le sue idee politiche, ha fatto sempre il suo lavoro di pellaio, lo fa serenamente, sinceramente, con molta arte e con molto mestiere. Di conseguenza ha le carte in regola per poter aspirare alla poltrona da sindaco. Oltretutto è un isernino verace. Oltretutto è un isernino verace, speriamo una volta tanto che gli isernini veraci riportino il paese al posto che gli merita, perché Isernia ha una posizione invidiabile, ha delle cose invidiabili, ad esempio ha quel ritrovamento paleolitico che questi sembrano non aver capito. Quello in un'altra città, in un'altra località, quel ritrovamento paleolitico avrebbe portato folle di persone a visitarlo. Isernia sta lì, sì, sta lì. Lucio Pastore, qualche cosa in senso positivo si muove nella sanità? In senso positivo non lo vediamo, che si muove qualcosa sì, ma io lo vedo in senso distruttivo, non in senso positivo. Non c'è un minimo slancio, un accordo su una soluzione che possa andare oltre la visione della privatizzazione del sistema, per cui di positivo ci vedo ben poco per il momento. Di positivo ci sta il movimento del forum che comincia a raccogliere un insieme di soggetti sociali che vogliono cercare di portare avanti la loro visione di una sanità inteso come bene comune. La minaccia di chiudere eventualmente completamente i Isernia, non potendo garantire un'assistenza così onesta, non ha prodotto nessun risultato? Ma quella non è una minaccia, quella è una realtà che si sta verificando nei fatti. Quando non ci sarà personale, come già non c'è per esempio per il reparto di medicina, noi siamo allo stremo nel pronto soccorso con un indice di rischio notevolissimo, perché la stanchezza con cui dobbiamo affrontare i turni è tale per cui il rischio clinico aumenta notevolmente. Io penso che non è più una minaccia, è una realtà di una volontà politica di voler portare alla morte la struttura per consunzione. Ma come si fa a negare così la realtà? Ma si nega perché la gente non vuol vedere. Se la gente non vuol vedere, automaticamente loro vanno avanti tranquillamente, poi ci presenteranno un privato, casomai locale, a cui dovremmo attingere per poter svolgere le nostre necessità, per poter avere le nostre necessità di salute, e man mano poi aumenteranno i costi, saranno le assicurazioni private, insomma sarà un passaggio lento e la tipica situazione della rana bollita, cioè prima che se ne accorga si troverà bollita, ma comunque questo è l'andamento. Intanto ci si prepara alle amministrative di Isernia, i cittadini a quale santo si devono votare? Noi ci siamo proposti come una lista che vuol cercare di portare un progetto nuovo per la città e intorno a questo progetto vorremmo aggregare un insieme di forze. La nostra idea non bisogna partire da un uomo, da un simbolo, ma proprio da che cosa si vuole fare. Dove si deve portare la città. Facendo questo ragionamento, intorno a questo verranno selezionati gli uomini, verrà selezionato il sindaco e tutto il resto. Allora, su questa base io penso che sia un ragionamento completamente diverso rispetto al passato, dove si presentavano i programmi anche con Isernia e il mare di Isernia. Quindi di conseguenza è un indice di serietà, è una metodologia diversa e spero che da questo possa nascere un vero futuro per la città. Quali i punti qualificanti di questo progetto?
I punti qualificanti sono proprio nel cambiamento dei cicli economici che noi andiamo cercando. Noi ci basiamo su alcuni elementi, come il rilancio dell'edilizia, che non deve andare incontro a nuova distruzione di territorio, ma nel prendere gli edifici già esistenti e riqualificarli ai fini energetici, quindi per il risparmio energetico, utilizzando anche i fondi nazionali in questo senso, quindi dando un impulso a quello che è per esempio l'edilizia, ma ci sta tutto un recupero tendente per quanto riguarda l'artigianato con nuovi innesti di design, per quanto riguarda il patrimonio culturale da mettere in rete con la possibilità di essere utilizzato anche per il turismo, la possibilità di andare a recuperare tutte le terre abbandonate e cercare un'agricoltura di nicchia, di qualità da dare poi con un marchio locale al mercato, ma la possibilità anche di preservare il rischio con un primo mercato interno per distribuire ricchezza fra i cittadini locali anziché andare a mete lontane, cioè è un tentativo di rilocalizzare un'economia, un mercato, che è un concetto nuovo che si sta portando avanti in alcune visioni economiche e noi le abbiamo prese e portiamo questi progetti in quella direzione. Lucio Pastore farà parte di questa squadra? Sicuramente darò una mano a creare questa nuova idea di territorio e sarò presente nel portare avanti questo progetto insieme ad altri. Bisogna essere in tanti e bisogna credere in un cambiamento possibile. Cambiare si può. Celeste Garangi, partiamo dalla maglietta dove c'è scritto... Vaglio, Vavattin, è in puro dialetto isernino e questa maglia noi la dedichiamo alla visita di Matteo Salvini, il segretario della Lega. Isernia è una città accogliente e noi lo accogliamo in questo modo. Preferiremmo che venissero non i razzisti come lui, che per anni hanno sparlato dei meridionali, per anni, da anni continuano a fomentare odio contro i deboli, contro gli immigrati, contro gli zingari, contro le minoranze, e questo è il mio modo di accoglierlo, Matteo Salvini ad Isernia. Oh, a parte questo, questa sera voi parlate di cose molto importanti. Beh sì, questa stasera è stata convocata un'assemblea da Isernia Bene Comune per parlare delle amministrative che si terranno al maggio prossimo qui nella nostra città. Abbiamo convocato questa assemblea per interloquire anche con altri soggetti della nostra area contigua politico-culturale, quindi con rappresentanti di SEL, di Pensiero Libero, di altri movimenti, comitati, cittadini, eccetera, eccetera. Perché la nostra proposta è quella di arrivare ad un'aggregazione che punti al risultato grosso per queste prossime elezioni. Noi partiamo dall'esperienza fatta già 3 anni fa con un buon risultato elettorale mio personale che purtroppo non si è tradotto in termini istituzionali date le leggi elettorali vigenti iper maggioritarie. Questa volta invece l'obiettivo è di natura diversa. Noi pensiamo che c'è bisogno di un'aggregazione in questa città politica e a nostro avviso ci sono le condizioni per fare un'aggregazione diversa che punti all'alternativa, alla destra tradizionale e a quello che abbiamo sempre definito il centro-sinistra-destra locale, dei Frattura, dei Patriciello, dei Leva e di tutti quanti coloro che sono responsabili della politica locale. Celeste Garangi sarà ancora il capolista? Non è stato deciso niente, non facciamo nomi, io metterò a disposizione la mia esperienza, le mie relazioni, le mie piccolissime capacità, qualsiasi sia il ruolo che mi si venga dato, io preferirei però in linea di massima che fossero dei giovani, dei nuovi giovani, delle persone nuove, facce nuove per una nuova politica. Non perché io mi senta vecchio o che, semplicemente penso che bisogna allevare una nuova leva di giovani che pigliano in mano il proprio destino. Noi delle battaglie ne abbiamo fatte tante e continueremo a farle fin quando saremo vivi.
ma il nostro auspicio è che si crei una, appunto, come dicevo, una nuova leva di persone che prendano in mano il loro destino. Perché i cittadini devono diffidare della destra, centrodestra, PD, centrosinistra e fidarsi di voi? Ma i cittadini si devono innanzitutto fidare di loro stessi, nel senso che devono scendere in campo in prima persona, e questo è quello che noi da sempre abbiamo detto e abbiamo proposto. Senza partecipazione non c'è libertà e non c'è avanzamento civile. Tutte le grosse conquiste sociali che in Italia abbiamo avuto, questo storicamente, si sono avute sempre e soltanto per la mobilitazione popolare, dai diritti civili ai diritti sociali all'avanzamento culturale. Non sono le leggi che fanno una civiltà, è la civiltà che poi crea successivamente anche le condizioni per cambiare le leggi. Quindi è importante, sì, la presenza all'interno delle istituzioni, ma il nostro è un messaggio di cambiamento sociale, un messaggio di cambiamento radicale, e quindi abbiamo bisogno, Isernia come l'Italia ha bisogno della partecipazione popolare nelle decisioni importanti, senza di questo non accade niente di buono. E come dicevi prima tu, confondendoti anche giustamente tra centrosinistra, destra, eccetera, perché fanno confondere questi signori, perché si spostano, sono delle transumanze continue. Non abbiamo bisogno di questi qua, abbiamo bisogno di altro, abbiamo bisogno che i cittadini, i lavoratori, i disoccupati, i giovani prendano in mano il loro destino. I punti qualificanti del vostro programma? Purtroppo dobbiamo dire che come avevamo già analizzato e più di una volta detto e ridetto, Isernia rischia di fare un salto all'indietro di diversi decenni. Con la politica di austerità del governo centrale, dettate dalle regole europee che vengono seguite pedissequamente, gli enti locali e i comuni purtroppo sono terminali di una serie di tagli che vanno a colpire soprattutto i servizi essenziali ai cittadini, dalla sanità al diritto alla scuola, al diritto ai trasporti, le mense, eccetera, eccetera. E questo, diciamo, l'idea nostra è che il Consiglio Comunale, l'amministrazione, il sindaco debbano essere, come dire, dei capi popolo moderni. In che senso? I margini per un'azione autonoma dei sindaci, dei presidenti di regione, di provincia, eccetera, sono sempre meno. C'è uno Stato che si dice sempre più federalista, in realtà è sempre più accentratore e sempre di più taglia taglia i finanziamenti agli enti locali, eccetera. Il sindaco e la giunta, come dicevo, il consiglio devono essere invece i terminali e i collettori, anzi, di quelle che sono le istanze dei cittadini, e mettersi ogni volta in testa alle esigenze e fare proprio le esigenze del popolo e dei cittadini. Se non fanno questa opera, sono destinati, anche nel migliore dei casi, noi abbiamo avuto in Italia tanti casi di ottimi sindaci, ottime amministrazioni, che però, come dire, hanno fallito, perché si combatte Davide contro Golia, il governo centrale, le politiche europee, eccetera, eccetera. I sindaci e le amministrazioni locali devono invertire questo ordine di discorso. Se non si inverte questo ordine di discorso, anche coloro che sono animati dalla migliore buona volontà falliranno. La battaglia all'8-0, quale risultato otterrete? Io spero di ottenere il risultato pieno, e cioè che quell'opera non venga fatta, in qualsiasi modo venga pensata, perché noi l'abbiamo definita un'opera scellerata, un'opera costosa e un'opera altamente pericolosa e altamente impattante per l'ambiente. Il risultato ad oggi è che abbiamo ancora un anno e mezzo, due anni di tempo per riuscire a far prendere posizione alle istituzioni pubbliche, alla regione, al comune di Isernia, e questo sarà uno dei temi anche della campagna elettorale. Chiederemo a tutti i sindaci, candidati sindaci alle coalizioni, di pronunciarsi su questo tema. Dicevo, chiederemo di pronunciarsi su questa storia perché non ci sono ancora finanziamenti,
quest'opera non è stata finanziata, ci sono i finanziamenti solo per il progetto, sarebbero 3 milioni e 800 mila lire. Noi abbiamo preparato un esposto che in questi giorni sarà inoltrato alla Corte dei Conti, all'ANCA, all'anticorruzione di del giudice Cantone e alla Corte di Appello, alla Procura della Repubblica, e chiederemo se ci sono le condizioni di danno erariale, in quanto si sta pagando un progetto che al momento non è attaccato a nessuna, come dire, a nessuna prospettiva, non è attaccato a nessun piano nazionale di opere pubbliche. Si stanno pagando 3 milioni e 800 mila euro alla cieca. Oltre a questo, naturalmente, ci sono tutta una serie di incongruenze che poi spiegheremo appena dopo presenteremo questo ricorso che abbiamo preparato. Tiziano Di Clemente, Isernia è bene comune, ma si riuscirà? Tiziano Di Clemente, Isernia è bene comune, è uno slogan molto bello, ma si riuscirà veramente a fare il bene comune? Ma è chiaro che già l'altra volta questa esperienza rappresentò una novità per Isernia, che voleva dare voce a una visione alternativa del modo di gestire la società e quindi della città, contro lo scempio fatto dalla giunta di destra per 10 anni, che è stata la peggiore giunta che Isernia abbia avuto dal dopoguerra in poi, contro la cementificazione selvaggia, per un discorso che riguardava lo sviluppo dei servizi sociali per contrastare la crisi del capitalismo che sta impoverendo anche le masse isernine. Che è un tentativo che già l'altra volta portò, insomma, alcuni risultati, un riscontro positivo nella città. Purtroppo bisogna ritentarci. Come Partito Comunista dei Lavoratori abbiamo dato un appoggio critico a questa esperienza, perché non è propriamente la nostra esperienza, però è un raggruppamento, diciamo, alternativo che svolge una funzione positiva. Perché i direttori devono avere fiducia di questo gruppo e diffidare della destra, centrodestra, sinistra, centrosinistra? Perché il cosiddetto centrosinistra e la destra in realtà non sono alternativi, hanno rappresentato, come dimostrano anche le ultime esperienze, la continuità di una borghesia isernina, di palazzinari, di lobby economiche, non sempre solo locali ma anche legate a cabine di regia nazionale, vedi vicenda Auditorium e futura vicenda dell'8-0. E quindi diciamo che sia il centrosinistra che la destra rappresentano gli interessi forti della città, non rappresentano la voce dei lavoratori, dei bisognosi, insomma quelle voci che non hanno diciamo, un posto nella società, che non si possono esprimere né in Parlamento né nelle istituzioni. E questo raggruppamento in un qualche modo può dare voce alle persone che versano in condizioni di bisogno, penso ai pensionati, agli anziani abbandonati senza servizi, ai lavoratori disoccupati, ai precari. Ecco, si tratta di dare voce a questi settori sociali. Ma quale può essere una terapia d'urto per frenare questo degrado della regione in generale e di Isernia in particolare? Ma è chiaro che noi come Partito Comunista dei Lavoratori proponiamo che la presenza nelle istituzioni debba essere di rottura e di contrasto, cioè ad esempio se sulla sanità dal governo centrale vengono emanati dei provvedimenti che non tengono conto delle esigenze della salute ma solo di parametri ragionieristici elaborati a livello centrale per fare cassa, per pagare poi gli interessi sul debito pubblico ai banchieri, è chiaro che a livello locale bisogna contrastare, quindi diciamo le giunte comunali, le giunte regionali si limitano a gestire questi tagli antisociali. Noi invece una presenza istituzionale dal nostro punto di vista deve contrastare, non deve eseguire questi diktat nazionali. Il rischio che alle prossime elezioni le persone che non si recheranno a votare saranno ancora molte, perché chi non va a votare sbaglia? Ma non sempre sbaglia chi non va a votare, nel senso che
quando chi non va a votare lo fa perché non trova una rappresentanza delle proprie esigenze, penso ad esempio se un lavoratore, un disoccupato, un anziano con una pensione da fame, tutti quelli che ormai appartengono diciamo, alle masse popolari che non hanno voce in capitolo, non trovano una rappresentanza, è chiaro che forse fanno anche bene a non votare come gesto di ribellione, che non deve però significare un disimpegno, perché poi alla fine non è il voto che cambia le cose, ma è la lotta sociale, come ci dimostra anche la storia. Quando ci sono state le mobilitazioni e le lotte sociali qualcosa è cambiato e questo può avere un riflesso anche nel voto. Perché il voto poi tra l'altro è anche condizionato, noi non abbiamo una vera democrazia, noi sappiamo che il voto è condizionato anche a Isernia da questioni clientelari, dalla mancanza di libertà dal bisogno, perché chi diciamo, è sottoposto al ricatto per il lavoro non è tanto libero nel voto, ci sono manipolazioni dell'informazione, quindi ci sono tutta una serie di fattori che limitano anche la democrazia. E questo è un punto che tra l'altro un'area culturale come questa può porre all'attenzione dell'opinione pubblica, un punto su cui si può innestare un'iniziativa di lotta. Emilio Izzo, per le amministrative di Isernia si riparte. Ma a Isernia si riparte solo quando ci stanno le amministrative, ma si riparte a chiacchiere. La verità è che regolarmente ne trovo tanti in queste tornate, non ne trovo nessuno quando ci sta da fare battaglie per il territorio molisano e anche per quello locale. Quindi quando c'è da fare una corsa per cavalli puro sangue, alla fine li trovi tutti dopati, quando invece c'è da fare la corsa degli asini ne trovi veramente a frotte, con tutto il rispetto per gli asini ovviamente, ma questa cosa mi preoccupa perché significa che evidentemente non si ha a cuore la cosa pubblica, ma si ha a cuore soltanto qualche piccolo posticino personale. Comunque è molto difficile combattere in una regione come questa. Questa è una regione che ha tante critiche, è una regione bellissima. Lo era molto di più prima, è stata totalmente, come dire, devastata da quello che sappiamo, è inutile che ce lo stiamo a dire, non ultimo la questione degli inceneritori, quindi siamo veramente in mano a degli amministratori senza scrupoli. E la verità è che questa regione la vogliono smembrare, gli attuali governanti ne sono assolutamente convinti e colpevoli, perché stanno facendo una spartizione a monte, quindi tutto quello che accade su questo territorio non ha importanza per loro, perché si stanno già comprando particelle di questo orto che sarà delle macro regioni, e i molisani stupidi stanno ancora a casa ad aspettare che qualcuno gli possa dare un'amministrazione. No, amici miei, restando a casa sarete soltanto a servizio di regnanti e non di governanti, quindi muoviamoci una volta per tutte, perché non vi aspettate niente da nessuno, quelli che stanno lì non vi pensano. Per Isernia cosa fare? Isernia rispecchia un po' quello che è l'andamento generale, abbiamo visto quello che è successo con l'ultimo sindaco, come è andato a finire, abbiamo visto anche tante frange pure di questa sera di una sinistra che si dice alternativa, ma però ce ne sono già tanti pronti, come dire, scalpitanti per essere candidati o candidabili. Io come sempre non ho trovato mai una soluzione di continuità, come dire, faccio le mie lotte e un impegno anche nell'attività politica, non di partito ormai perché sono lontano fuori anni luce da questo tipo di situazione, e quindi sono su quello che la gente vorrà, la gente che incontro, come dire, dice che ha una simpatia per le cose che faccio, se questa viene espressa amen, se no altrimenti continuerò a fare quello che ho sempre fatto, insomma, ma certamente guarderò con molta attenzione quelli che non hanno mai fatto niente ma oggi vorrebbero fare il sindaco. Che previsione fai sul futuro di Isernia a livello amministrativo? Isernia ha tutte le potenzialità per ritornare il ruolo guida di questo territorio provinciale. Ha delle grandi potenzialità che sono state disattese per lo più, sono state nascoste per altre ed è stato molto rubato a questo territorio. Adesso è inutile che io sto a fare quello che potrebbe essere un programma, ma chi sa, chi mi ha seguito negli anni sa perfettamente di cosa parlo, insomma. Sono situazioni valorizzabili al 100% che possono dare a questo territorio ricchezza, e si può fare una politica anche per la
per il territorio di Isernia stesso, che, come dire, può assurgere a quel ruolo che le compete, e non solo per l'ultima storia della provincia, ma per una storia che la riporta indietro con il tempo, non voglio dire la preistoria, ma certamente a partire dal periodo della Roma antica. Quindi noi dobbiamo assolutamente ridare a questa città la dignità che merita, e i cittadini però ne devono essere consapevoli, non devono andare a persa chiacchiere, ma devono essere partecipi di un percorso assolutamente collettivo, globale, corale. Visto sulla maglietta di Carangia c'è scritto Vavatten. Beh, immagino che si riferisse a Salvini. Qualcuno ha avuto modo di leggere, credo, il mio post che oggi ho fatto su Facebook, dicendo che sarei disposto ad ospitare Gigione, pur se qualcuno mi dicesse che non è vero che Salvini venga a Isernia. Siamo ai minimi storici, voglio dire, noi veniamo ancora una volta messi al servizio di quelli che di questa realtà non se ne importa. Noi siamo stati a suo tempo annesso al nord come sud, e oggi arrivano ancora dal nord persone vigliacche che parlano male delle popolazioni, dei minori, delle fasce meno abbienti, praticamente parlano male di tutto e di più. Noi però qui siamo capaci addirittura di creargli anche, come dire, una sorta di responsabilità regionale rispetto a questo pacchetto. Insomma, non me ne voglia il buon Mazzuto, ma certamente questo è un tradimento della terra del Molise. Ma l'uomo della strada, in presenza di questi cambiamenti di casacca da una parte e dall'altra, ma questo sia a destra che a sinistra, che cosa può pensare? Ecco, l'uomo della strada deve pensare, se vuole pensare, se vuole rimanere a pensare che qualcuno possa pensare per loro, questi per loro pensano sicuramente, e la pensano bene per le loro tasche. Si guarda alle persone libere, persone che non hanno condizionamenti, che non sono legate ai carrozzoni politici, persone che hanno fatto sempre le lotte per queste realtà e non sono stati certi a guardare quelli che cambiano le casacche. Quelli che cambiano le casacche lo continueranno a fare se la gente gli darà il consenso, e la gente gli ha dato il consenso perché da questi pensava di avere favori. Oggi, che favori ovviamente non li possono nemmeno più promettere per quando ci provano, vedete quello che sta succedendo. Piuttosto che presentarsi sotto le egide politiche dei partiti, dicono che anche loro fanno delle liste trasversali, però alla fine sempre riconducibili ai partiti sono. Quindi, insomma, la gente è matura per poter scegliere, non può continuare a credere a queste panzane. Insomma, siamo grandi, vaccinati, e siete responsabili nei confronti dei vostri figli. Questa terra deve risolvere, non tanto per voi che avete una certa età, ma i vostri figli non meritano tutto questo. Il buon Sergio Paliferro avrebbe detto: tutto narra voglia. Beh, Sergio ovviamente nella sua semplicità diceva delle cose giuste, poi si perdeva appresso ad altre, ma comunque era un personaggio simpatico. Tutto una voglia, perché c'è qualunquismo, perché c'è soltanto, come dire, accaparramento di fette di potere, non c'è quel senso della cosa pubblica. Cioè, voglio dire, se c'è un parcheggio che tu non trovi, ti stai arrabbiando solo perché non trovi il tuo parcheggio, non perché non trovi un parcheggio che possa essere di chiunque. È così un'aiuola, solo se non c'è davanti casa tua ti allarmi. È così una raccolta differenziata, non si fa perché ti dà fastidio e qualcuno deve pensare per te. Cioè, non può essere questo il senso. La cosa pubblica e di tutti. Quando noi costruiamo le nostre case belle, poi usciamo fuori e troviamo la schifezza, onestamente, ma quella casa bella a chi serve? I nostri figli, quando li abbiamo tenuti nel nostro paradiso dorato e poi escono fuori e vanno nel marcio, nel degrado, eccetera, eccetera, a che cosa è servito questo accaparramento dei beni? Quindi pensiamo a fare un bene di tutti, e vedete che da un bene di tutti può uscire anche il lavoro per tutti, può uscire anche il ritorno dei nostri giovani in questa nostra realtà, perché, ripeto, le potenzialità ci stanno tutte. Questa terra è bella e va soltanto amata. Io credo di poterla amare, ma questo non significa che aspetto la tornata elettorale, la amerò a prescindere. Celeste Carangi sta facendo l'intervento dentro, Cosmo è qui, quindi possiamo dire che i Carangi sono due nomi, una garanzia? Spero di sì, ma per quanto mi riguarda, oltre che l'attenzione che riservo alle vicende della mia città, io questa volta declino l'invito del mio partito e di tutto il centro-sinistra per una mia candidatura. È giusto fare spazio a chi è giovane. Io già sono stato due volte in consiglio comunale, della qualcosa ringrazio i miei cittadini, ma questa volta sono ben lieto di dare una mano al centro-sinistra, a quello vero, che non includa il Partito Democratico, che per sua stessa ammissione è un partito che con la sinistra poco ha a che fare, ma non dando per queste ragioni, ma per ragioni molto più robuste,
legate alla sua incapacità nella nostra cittadina di mantenere in piedi per 5 anni di seguito una esperienza amministrativa, perché quando un partito non è in grado di amministrare una città e scioglie il consiglio comunale a 2 anni dalle elezioni, io credo che moralmente, civilmente, politicamente non abbia assolutamente i titoli per riproporsi. Ma la sinistra, quella vera, che cosa può dare a Isernia? La sinistra, quella vera, può dare quello che nel 1993 diede la sinistra, quando ebbe il coraggio e l'umiltà di aprirsi alla società civile, quando sconfisse ad Isernia il vecchio blocco di potere democristiano. Avendo fatto questa operazione, che era un'operazione basata sul rispetto reciproco, sulla capacità di apertura, sulla capacità di ascolto, e Isernia da quella esperienza trasse molti benefici. Noi speriamo che in questa circostanza, insomma, tutte le varie formazioni politiche a sinistra del Partito Democratico, tutti i movimenti, tutti i personaggi che si sono distinti nelle varie battaglie a difesa della sanità pubblica, a difesa della natura, contro il lotto zero, quell'obbrobrio che si sta perpetrando ad Isernia a danno evidentemente anche delle sorgenti San Martino. Cioè tutte queste energie io credo che mettendole insieme abbiano la titolarità per poter ben amministrare la nostra città. Perché i cittadini devono diffidare del destra, centrodestra, sinistra, centrosinistra e affidarsi a voi? Ma affidarsi a forze fresche, affidarsi innanzitutto a chi è sganciato da alcune logiche, affidarsi a chi con una certa imprenditoria che è stata storicamente nel Molise una imprenditoria assistita, insomma, assumano degli atteggiamenti di autonomia, anche perché c'è un pericolo incombente, insomma, già stiamo registrando un esodo di giovani laureati, insomma. Il tentativo che si deve fare nel Molise è quello di tamponare questo esodo biblico, anche perché stanno andando via i giovani più professionalizzati. Questo credo sia l'ultimo tentativo che si possa fare diciamo a Isernia, un tentativo significativo per tamponare questo esodo che è vergognoso, insomma, rispetto al quale io credo che ci siano ben individuate responsabilità politiche. 3 interventi urgentissimi per la città. Ma il primo credo sia il riordino della pianta organica del comune di Isernia. Il secondo è quello di intrattenere un rapporto corretto con le imprese fornitrici di servizi e fornitrici di beni al comune di Isernia. E poi il terzo, insomma, io credo che il comune debba chiedere, la futura amministrazione debba chiedere alle istituzioni del perché un auditorium che è sovradimensionato, che è costato l'ira di Dio all'erario italiano, da 5 è costato 55, essendo incompiuti. La cosa vergognosa è che non si riescano a trovare i responsabili di questo scempio. E a chi ha giovato tutto questo? Insomma, la cittadinanza ha il diritto dovere di sapere, la prossima amministrazione comunale, magari con un impegno maggiore, insomma, deve come dire, invitare le istituzioni preposte al controllo a verificare su questo perché, che è un perché che incombe sulla nostra città. Pasquale Lombardi, giornalista di lungo corso, un po' il decano, vicepresidente, ancora le cariche ci sono, e 2 lavori, l'ultimo è tu per chi vuoti, beh, veramente interessi, c'è tu per chi vuoti, come nasce questo lavoro, una commedia satirica? Beh, il lavoro nasce da una esperienza che ho avuto recentemente a Fornelli come amministratore comunale, e anche dalla necessità di lasciare al paese una commedia in lingua dialettale.
Ma a monte di questo? A monte di questo io ho fatto esperienza dell'attività amministrativa delle campagne elettorali e quindi ho voluto cercare di svelenire l'atmosfera elettorale che in tutte le occasioni in effetti serpeggia nei paesi più piccoli, soprattutto, io non dico i seri, ma nei paesi più piccoli le campagne elettorali diventano proprio ricordano battaglie tra guelfi e ghibellini, tra bianchi e neri. In che maniera questa poi diventa una cosa da dire che è anche piacevole da leggere, da vedere recitata? È piacevole perché io per ricordare questi episodi mi sono servito di personaggi del paese, personaggi che non ci sono nemmeno più, che però si sono resi protagonisti di episodi molto simpatici. Uno per esempio? Ti posso dire, per esempio, tu lo conosci sicuramente, Garofano, in dialetto Garofano, no? Ecco, che era un tipo molto simpatico e che nelle campagne elettorali lasciava il segno, però in senso buono. E quindi io mi sono ricordato di episodi che, ai quali ho assistito in piazza quando ero ragazzino oppure durante le serate d'inverno accanto al camino. Qual è il collegamento tra questo libro e il primo, quello sui soprannomi? E quello sui soprannomi, quella è una simpaticissima ricerca che ho fatto assieme a Pasquale Villa, peraltro mio cugino, pure lui originario di Fornelli, perché lì non ci siamo limitati a riportare, a fare un elenco dei soprannomi, ma siamo andati alla ricerca, all'origine di quel soprannome. Ecco, perché faccio un esempio. Primo che mi viene in mente, perché sono oltre 300 i nomi che abbiamo esaminato, tipo per esempio Sterz. Perché lo chiamano Sterz? Perché fa l'autista, perché il soprannome deriva quasi sempre o dall'attività che svolge o da un difetto fisico o perché il nome è stato pronunciato male da qualche bambino, non so, che voleva chiamare il nonno e quindi ha tirato fuori un soprannome che poi è stato portato, senza dire che poi il soprannome è anche l'origine del cognome. Molti cognomi derivano dal soprannome. Opla? Opla, sì. Esiste, a Fornelli esiste il cognome Opla, che significa, eccolo qua. E Fermaghielli è una storia molto simpatica, perché tutti pensano che Fermaghielli derivi dal fatto che è basso, è piccolino e quindi minuscolo, come una formica. Non è così. Dalla indagine che abbiamo fatto noi, attraverso i familiari, qui abbiamo scoperto che il simpatico che tu conosci, quando era piccolo, aveva un paio di anni, era stato portato dai genitori in campagna, mentre i genitori lavoravano, lui ha messo le mani nel canestro dove c'era il pane con il companatico. Però quel pane sarà salito dalle formiche, lui se l'è mangiato e da lì è nato il soprannome Formichelli. Quello che a te ha colpito di più, che non conoscevi, poi studiandolo l'hai scoperto, quale per esempio? Questo per esempio che ti ho raccontato di Sterz, molto simpatico, ma ce ne sono assai.
quando l'hai scoperto ti soffermi a sorridere dicendo ma guarda un po', ecco. E Bausch? Bausch è un soprannome che deriva dal dialetto milanese, quindi viene dalla Lombardia. Bausch che significa persona che gli piace mettersi in mostra e di far sapere le cose che sa fare e che ha. L'ultimo, 12 e 13. Ecco, pure questo è simpatico, perché non è, lui non ha detto 12 e 13, ma ha detto 11 e 13. Difatti si chiama 11 e 13, perché ha raccontato a me uno dei figli, dice mio padre, quando è arrivato a 11, anziché dire 12, ha detto 13, 11 e 13, anziché dire 11 e 12. E quindi da lì è nato 11 e 13. Lo stesso soprannome della mia famiglia sarebbe Panzit. Molti pensano che fosse dal fatto che derivasse dal fatto di avere la pancia piccola, Panzit. Invece deriva dal tedesco Pan Etzer, che significa carro armato, cioè una persona che quando si mette delle cose in testa prosegue e va avanti. È un soprannome azzeccato questo? Non lo so, forse sì, io quando voglio centrare un obiettivo, costi qualche cosa, devo cercare di raggiungerlo.